Buonasera amici della Mondo Futsal TV, siete collegati qui dal Vito Fabiano di Sabotino con Emanuele Tegon e Gianfranco Marcello per la prima giornata di ritorno. Oggi si affronteranno Real Stella contro Country Club Gaeta. Sfida che inizia adesso con il Real Stella in possesso di palla con Bracagnolo. Ancora Barbierato in area di rigore, Barbierato va via a Magone, ancora vince la conclusione e poi il vantaggio di Catanese che la sblocca. Adesso ancora il Country, chiuso bene da Vinci, può andare in contropiede ancora il Real, Catanese serve sulla destra, Vinci, Vinci, esce Grasso, pressato alto ancora dai giocatori del Real, adesso va via ancora Monaco, Monaco in area di rigore, il pallonetto, Tonini risponde, ha provato la magia Monaco, ancora Monaco per il Country, Macone posizione centrale con la punta e ancora Tonini, adesso la gira, perde una brutta palla qui Tramontano, va andare ancora Ciuffa, il palo di Ciuffa, Tonini prova a ragionarci, alla fine lancio lungo per Pardo, chiude Sorrentino, ancora Ciuffa in rigore, la finta di Ciuffa, si aspetta il fischio, parte adesso Macone, la conclusione e la sfera che finisce al lato, Tonini con le mani in becca, Barbierato sulla destra, Barbierato con il destro, conclusione deviata, forse con una mano, pallone che esce sulla sinistra, chiede movimento dai suoi, quindi Catanese, Barbierato trova bene sulla sinistra Capograssi, Capograssi, conclusione, Grasso sul primo palo con i piedi, con Catanese sulla destra, Catanese serve Barbierato, posizione centrale con la punta del piede e trova il 2-0, incredibile errore da parte del numero 1 Grasso. Ed è vantaggio Real. Poi consegna la sfera a Guerra, quindi ancora De Santis, adesso gira il Sorrentino, sulla sinistra, visione che finisce al lato, come è deviato, quindi ancora Real, in possesso di palla, sbaglia qui D'Angelo, ne approfitta Sorrentino, che accorcia le distanze per il Country, 2-1, Sorrentino, quindi D'Angelo, sale palla a piede D'Angelo, fa tutto lui, alla fine interviene Grasso con i piedi, alza bene De Santis, ancora Guerra, chiuso benissimo da Pardo, che può andare in contropiede, sulla sinistra, Pardo, con la punta! Pardo la rimette sui binari giusti ed è 3-1 Real. Andare a questa battuta del calcio d'angolo, giro dietro per Capograssi, conclusione deviata, ancora Vinci e Grasso respinge, alza bene per Monaco con la testa, chiude bene su di lui Catanese, Catanese con la punta, Catanese e sono 4, il Real la mette in bottega, ancora Real sulla destra con Ciuffa, prova la conclusione e a porta completamente sguarnita, si mangia un gol già fatto Siracusa, incredibile, recupera la sfera però Barbierato, Barbierato prova ad andare nel contropiede, Barbierato entra nel rigore, Barbierato serve Ciuffa e ancora un gol clamorosamente mancato, Siracusa sulla sinistra, ancora Ciuffa, adesso Real può andare in scioltezza, Ciuffa entra nel rigore, fa fuori tutti e il pallone che sfiora il palo, quindi Barbierato la mette dentro, fuori per Siracusa, può andare alla conclusione, ma con le spinge e Sorrentino è da solo, Sorrentino davanti a Tonini, si lascia ipnotizzare, fischia adesso un'incorsa sempre lunga, parte adesso Sorrentino e salva sulla linea, Capograssi ancora respinge la sfera, ma Monaco vai a qui, passaggio Sorrentino, quindi mandare via Cesari, Cesari serve sulla sinistra Siracusa, Siracusa ancora Grasso, la gira dietro per D'Angelo, serve Cesari, Cesari il tocco per Pardo, entra in rigore, Pardo ed è 5-1, azione da manuale qui del Real, fischia adesso il signor Pompilio, la tocca corta per Pardo, conclusione Grasso con i piedi, ancora Real con Barbierato, lunga per Ciuffa che va direttamente alla conclusione, spettacolare, tocca per la cura, non riesce però a chiudersi l'1-2 richiesto da, appunto da Sorrentino, poi la conclusione e Capograssi va a firmare il 6-1 per il Real, conclusione di potenza, prova sulla sinistra Cesari, tocca poi ancora per Barbierato che prova la conclusione, ancora Grasso, Capograssi lunga per Cesari, bravo Macone ad anticiparlo e su questa azione finisce qui il match. Il Real ancora una volta in casa non stecca, partita vibrante, ma la legge del Vito Fabiano vige ancora. Per oggi è tutto amici di Mondo Futsal TV.